e invece chi rappresenta le istituzioni no. La Premier oggi ha parlato per la prima volta di squadre fasciste. Chi? La Premier oggi ha usato il termine squadre fasciste, prima transatlantiche, quindi diciamo probabilmente un passo avanti. Ma adesso questo è un giudizio storico. Non cambiamo troppi piani di terreno. Uno è un giudizio storico su che il fascismo è stato prodotto anche dallo squadrismo. E uno è un giudizio sul fascismo storicamente compiuto. E un'altra cosa ancora terza e decisiva, uno assume la cultura dell'antifascismo, che non è solo rifiuto del fascismo, è una cultura quella dell'antifascismo, che si è trasformata in Costituzione repubblicana, oppure no. Io penso che per fedeltà alla Costituzione chi governa è tenuto a farlo, per fedeltà alla Costituzione. Se fai un altro mestiere, no, sei libero di pensare come credi. Presidente, Matteotti è morto, sempre detto, difendendo il Parlamento. Con la riforma del premierato, il ruolo del Parlamento diventa quasi marginale. Sì, però terrei separate le cose. Francamente, io ho un'avversione molto radicale alla riforma proposta dal governo, perché penso che sia uno stravolgimento della Costituzione repubblicana. Però senza stabilire nessuna connessione con il tempo di Matteotti e con Matteotti. C'è un dissenso che è radicale, ma è politico. Presidente, sulla separazione delle carriere invece come la pensa? La separazione delle carriere, io sono un vecchio garantista, quindi... È favorevole. È favorevole. Sì. Signori, buona giornata.